Buonasera e benvenuto al pubblico di Marsica Live, al pubblico di AbruzzoLive.it, ancora un caffè, ancora un momento elettorale, uno speciale elezioni dedicato naturalmente al turno di ballottaggio, a contendersi la poltrona di primo cittadino. Giovanni Di Pangrazio, buonasera, benvenuto, buonasera. Insieme a Gabriele De Angelis per la città di Avezzano. Giovanni Di Pangrazio, forte degli oltre 10.000 consensi raccolti al primo turno e uno scarto di oltre il 10%, ha affrontato questi 15 giorni che ci preparano al turno di ballottaggio. Con lui vogliamo fare un po' il punto della situazione, chiarire alcuni aspetti, una piacevole conversazione e un caffè. Giovanni Di Pangrazio, qual è stato il momento più difficile di questa campagna elettorale? Ma il momento più difficile della campagna elettorale è stato quando il candidato sindaco, ex mio assessore, ha tentato in tutti i modi, facendo delle spese secondo me veramente esorbitanti, attraverso manifesti, attraverso messaggi a pagamento su Facebook, di screditare la città e di insultare il sottoscritto. Questo non è assolutamente accettabile in un paese civile e anche in una campagna elettorale fatta all'insegna sempre del rispetto l'uno dell'altro, ma questo chiaramente la città lo ha capito e sicuramente ne prenderà in considerazione. Cosa si rimprovera di non aver detto, di non aver fatto per comunicare agli avezzanesi tutto il suo programma di governo per la città? Che cosa magari avete sbagliato e potevate evitare? Ma sicuramente noi abbiamo fatto tutto il possibile. Oggi per poter arrivare a tutti i cittadini di Avezzano è molto 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 difficile. Noi abbiamo fatto tantissimo per la nostra bella città, ci siamo mossi cercando di ascoltare tutte le esigenze di tutti i cittadini. E quello che abbiamo fatto per riuscirci penso che è stata una cosa positiva. Siamo riusciti abbastanza ad arrivare fino all'ultimo cittadino di Avezzano. È chiaro che tanti non hanno ben, o alcuni non hanno ben saputo recepire le bellezze, ma soprattutto i lavori fatti a partire dalla sicurezza e a partire dal restyling della nostra città. Le cose fatte, le cose da fare, lei così ha diviso la sua campagna elettorale. Come è cambiata in questi ultimi 5 anni, che tra l'altro guidata da lei, la città di Avezzano? Ma ha cominciato a rivivere, sono state tolte gli oscuramenti alle insegne, i giovani possono essere liberi di passeggiare, di stare seduti davanti agli esercizi pubblici, ci sono manifestazioni tutte le sere, ci sono praticamente delle feste nella città e nelle periferie, cioè diciamo che la città è cambiata sicuramente in positività, in positività. Ma poi una cosa fondamentale è la sicurezza. Noi ci siamo battuti fortemente per mettere in sicurezza tutti gli edifici pubblici e stiamo lavorando insieme agli ordini professionali, insieme all'ANCE, per mettere in sicurezza anche gli edifici privati. Secondo noi la sicurezza è fondamentale anche attraverso la collocazione di 50 telecamere in tutto il territorio di Avezzano, collegate soprattutto con il commissariato di pubblica sicurezza. Quali sono invece, secondo lei, le bugie dette in questi lunghi mesi di campagna elettorale? Ma le bugie dette sono quelle di voler confondere a tutti i costi la città, di non riconoscere le tante cose fatte. Abbiamo scoperchiato la cultura che era sopita, che era nascosta, l'abbiamo lasciata ai giovani, l'abbiamo lasciata agli uomini di cultura, abbiamo fatto in parole povere un raccordo con tutte le associazioni culturali, abbiamo messo il teatro e abbiamo portato il teatro di Avezzano, il teatro dei Marzi ad essere un'eccellenza in Abruzzo, abbiamo fatto delle manifestazioni di prose musicali di grande eccellenza. Abbiamo fatto tante tante opere pubbliche, abbiamo rivisto gli ingressi alla città, che sono degli ingressi a una città territorio, una città capoluogo. Dire il contrario significa chiaramente non vivere nella città di Avezzano, ma vivere soprattutto fuori dalla città. Il caso Anatra Zoppa ha catalizzato l'attenzione mediatica di questa ultima parte di campagna elettorale, dallo spoglio del primo turno fino ai giorni scorsi, ancora se ne parla. Come analizza lei i risultati e quindi le prospettive future e la formazione della sua giunta in caso di vittoria? Ma noi non abbiamo voluto cavalcare questa ipotesi di Anatra Zoppa, perché noi
sicuramente vinceremo il confronto e vinceremo soprattutto le elezioni. È chiaro che applicando la narrazoppa, noi già abbiamo oggi la maggioranza dei seggi in Consiglio Comunale, ma a noi questo non ci interessa, noi vogliamo governare con 16 seggi per avere un governo stabile e duraturo, per non avere più voltagabbana, non vogliamo più avere delle maggioranze variabili. Non a caso proprio l'altro ieri ho lanciato un messaggio chiaro che va nella trasparenza e nella regolarità. Ho detto che proporrò ai miei consiglieri, a tutti i miei consiglieri, di affidare ai 5 Stelle la presidenza della commissione di vigilanza per un fatto fondamentale, perché sicuramente è un gruppo che rimarrà in minoranza e non farà il salto della quaglia come spesso succede nelle maggioranze e minoranze variabili. Un luogo comune sembra essere quello del rifiuto della politica da parte dei giovani. Invece lei che riscontro ha avuto durante la formazione proprio della sua squadra, quanto proprio alla partecipazione attiva dei Questo giovani? Veramente è stato eccezionale. C'è stata l'unica lista presentata, la Voce delle Idee, che è stata una lista proprio fatta da tutti i giovani che chiaramente vogliono ricominciare a partecipare alla vita politica della nostra città e del nostro territorio marsicano. Si sono avvicinati altri giovani proprio qualche giorno fa, sono venuti dei giovani di altre sensibilità o di sensibilità ben definite che hanno anche una certa esperienza politica, e mi riferisco ai giovani di Linkidea che hanno in qualche modo già da diverso anno iniziato un progetto politico. Ci sono giovani delle altre liste, che ce ne sono pure tanti, e tutti insieme io gli ho consigliato di essere i protagonisti del nostro futuro. Per me chiaramente sarà un lavoro importante questi futuri 5 anni, ma sarà soprattutto quello di dover passare il testimone a loro, perché sono i giovani del futuro che hanno anche delle idee ben chiare. Facciamo un'analisi veloce sotto il profilo economico, sociale, culturale. Qual è lo stato di salute di Avezzano? Stato di salute di Avezzano, siamo riusciti a rimettere in virtuosità i conti. Noi avevamo un bilancio abbastanza traballante, abbiamo dovuto procedere alla sistemazione di debiti fuori bilancio di circa 2 milioni di euro di debiti fuori bilancio, una cosa veramente enorme che è stata lasciata dalla precedente amministrazione. Abbiamo avuto 6 milioni e mezzo di trasferimenti in meno, abbiamo però chiaramente ridotto tutte le spese superflue, a cominciare dalle spese legali, dagli incarichi legali, che li abbiamo ridotti da 500.000 a 100.000. Ci siamo mossi per ridurre tutti gli sperperi e tutte le consulenze che potevano essere previste e che c'erano nel passato. Noi non abbiamo mai affidato una consulenza, solo il primo anno abbiamo affidato una consulenza. Tra l'altro riconosco i miei errori di aver sbagliato, perché l'ho data a un soggetto che tra l'altro oggi milita come supporto principale del candidato sindaco De Angeli, è un tizio dell'Aquila e che chiaramente mentre lavorava col comune a fare il consulente del comune faceva il passacarte all'opposizione per fare attaccare l'amministrazione. Questa è una cosa non corretta, perché la lealtà e la serietà è una cosa seria e non si bleffa mai. Voglio farle anche qualche domanda che ci hanno suggerito i nostri lettori, ne abbiamo ricevute molte, ne abbiamo selezionate un paio. Matteo, 19 anni, tra qualche giorno terminerà gli esami di maturità, poi dovrà entrare nel mondo del lavoro. Giovanna, 24 anni, è laureata e dopo gli studi fuori sede vuole tornare ad Avezzano. Vengono a bussare alla sua porta, sindaco. Che cosa si può suggerire a questi giovani? Un 19enne, un 24enne. Un 19enne che deve affacciarsi al mondo del lavoro, un 24enne che dice vorrei tornare nella mia città. Ma io penso che il posto messo da un ragazzo che ci ha messo la faccia, un ingegnere, che insieme a tanti altri ragazzi stavano muovendosi e stavano ipotizzando un loro trasferimento fuori dall'Italia, ha messo un post dicendo e vedendo tante cose che abbiamo messo in cantiere, le cose che chiaramente andremo a realizzare. Ha toccato con mano ormai la venuta di aziende presso il centro smistamento merci che sarà riaperto, il grande esodo che stiamo facendo di culturale e turistico presso i vari poli, dall'Aia dei Musei ai Cunicoli di Claudio, che faranno da collegamento con Alba Fugens, con San Benedetto e con Luco.
con l'impegno che stiamo mettendo nella formazione e nel fare dei collegamenti scuola-lavoro, dove tutto il comune oggi, per esempio, se si va in comune si trovano tanti ragazzi che stanno apprendendo come conoscere il loro futuro e quali sono le regole amministrative per poter trovare un posto di lavoro. Le aziende che abbiamo in qualche modo sostenuto, abbiamo retto, in questo momento stanno riassumendo, parlo della FIAM, parlo della SAES, parlo della L Foundry, ma parlo soprattutto di chi vuole venire ad Avezzano, e quel post che diceva, che veramente mi ha toccato il cuore, abbiamo deciso di aprire un chiosco qua ad Avezzano e non andare nei Caraibi. Ma questo anche perché loro hanno tutte le libertà possibili, già da fine mese abbiamo ormai già fatti i conti per eliminare anche la tassa sui pasti carrabili, una tassa fastidiosa che la Giunta Floris aveva rimesso nel 2010. C'è spazio, per il lavoro c'è spazio comunque. In una recente intervista lei si è detto favorevole ai matrimoni gay e alle adozioni dei bambini da parte delle coppie omosessuali. Ad Avezzano e nella Marsica più in generale c'è una comunità che però non ha voce. Ha pensato a come relazionarsi eventualmente in futuro con queste persone? Ma io sono un cristiano credente, uno che crede nel cattolicesimo, e sono molto legato sia alla curia e sia chiaramente a tutti i parroci di Avezzano e al Monte Salviano, alla Madonna di Pietraquaria con Padre Orano. Quindi su questo ho una linea ben precisa. La linea precisa è quella dell'accoglienza e del rispetto di tutti. Se ci sono chiaramente delle coppie gay che hanno questo tipo di sensibilità e hanno questa loro vita e vogliono vivere felici, un buon cristiano, un buon cattolico deve lasciare la possibilità di vivere felici a tutti. E questo secondo me è un dono che ognuno di noi deve avere nel cuore, specialmente se fa l'amministratore. Non deve avere nessun tipo di pregiudizio, ma deve pensare soprattutto agli altri. Quando nei confronti degli altri c'è il benessere tuo da parte di amministratore, ma penso di tutta la cittadinanza. Un libro, un sogno, un film per conoscere meglio degli aspetti del candidato, per andare un po' sul personale. Un libro che ha portato con lei, che ha letto, che sta leggendo, che intende leggere o che vuole suggerire ai nostri lettori. Ma quale libro ha scelto Giovanni Di Pangrazio? Sicuramente mi è capitato, perché mi avete preso un po' alla sprovvista dicendo il libro che stai portando, che stavi leggendo. Io sto leggendo, ma non sto leggendo, sto correggendo, sto integrando, sto aggiornando Lineamenti di diritto degli enti locali, edito Giappichelli, autore Giovanni Di Pangrazio. Questo perché? Perché facendo il docente all'università di diritto degli enti locali, ogni tanto devi fare degli aggiornamenti ai libri. E proprio stavo lavorando, prima che iniziasse la campagna elettorale, all'aggiornamento del libro, appunto, Lineamenti di diritto degli enti locali, e questo lo farò appena, riprenderò questo aggiornamento appena dopo. Qual è un sogno ricorrente durante le notti di Giovanni Di Pangrazio, o un incubo ricorrente? Ma gli incubi non ce l'ho e non ce l'ho mai avuto. Il sogno ricorrente ultimamente è quello di continuare a amministrare la nostra bella città, di poter continuare a fare le passeggiate sul Monte Salviano. Quindi un sogno per Avezzano. Sicuramente un sogno per Avezzano, di stare in mezzo alla gente, vedere la gente sorridente. Io sono un positivo e quindi questa positività mi porta anche a fare i sacrifici, qual è quello di fare il sindaco, ma abbinandolo alla soddisfazione, alla gioia di amministrare la tua un città. Un film che ha formato il suo carattere, la sua vita, la sua esperienza politica. Titolo, e poi noi magari suggeriremo un breve momento di questo film. Quale le viene in mente? A me piacciono i film di tutti i generi, piacciono i film di azione, i thriller, piacciono i film, le commedie, e adesso non me ne viene in mente nessuno. Ma lo scegliamo noi, sceglieremo noi un film da dedicare a Giovanni Di Pangrazio. Sicuramente tanti sono i film che mi piacciono, perché mi vedo, anzi, quei film di azione specialmente, o le commedie, mi rilassano molto la sera quando rientro stanco, è una cosa. E lo vediamo insieme, un breve momento di questo film. Io non so chi siete. Non so che cosa volete. Se cercate un riscatto, sappiate che non possiedo denaro.
Però io possiedo delle capacità molto particolari che ho acquisito durante la mia lunga carriera, che fanno di me un incubo per gente come voi. Se lasciate andare mia figlia, la storia finisce qui. Non verrò a cercarvi, non vi darò la caccia. Ma se non lo farete, io vi cercherò, vi troverò e vi ucciderò. E dopo il film ci siamo trasferiti in cucina per l'ultima domanda a Giovanni Di Pangrazio. E l'ultima domanda di questa lunga e estenuante campagna elettorale è più un gioco, un momento pratico, un momento culinario. Vogliamo chiedere a Giovanni Di Pangrazio di realizzare una frittata per Avezzano. Sindaco, sei in grado di realizzare una frittata? Sempre. Quanti siamo? Quanti siamo? Siamo 6-7. 6-7. Allora ci vogliono 2, 3, 4, 5, vabbè. Quante uova rotti? Le 5 che ci sono, dovrebbe essere un'uovo a testa, però siamo in 7. Va bene, le 5. Dovevo lasciare. Allora, qua. Si rompono 5 uova, vediamo un po' il procedimento. E così. Allora, 2. Poi come si procede? Questo mi ricordo praticamente tanti anni fa, quando all'università facevamo questo tipo di lavoro, perché cucinavamo dentro l'università. Oppure quando stavo facevo il direttore generale all'Aquila, tante sere insieme ad alcuni colleghi... Finivano con la matriciana. Rimanevamo a... Allora, a ci vuole casa. Una forchetta o una frusta per sbattere? Meglio la forchetta. La frusta di solito non ce l'ho, non è facile tenerla nelle cucine dai studenti o nelle cucine dei pendolari che vivono perché lavorano fuori. Io la mia esperienza l'ho fatta con la forchetta, perché chiaramente la ripropongo con la forchetta. Okay. La frusta sicuramente è una cosa migliore, nelle case degli studenti o nelle case che si affittano quando lavori fuori città, difficilmente si trova. Quindi si trova più facilmente. Si sbattono così dolcemente le uova, si aggiungono altri ingredienti? Poi ci mettiamo un po' di sale. Sì. Allora, la sbattiamo, poi scegliamo la padella, noi ne abbiamo messo un paio a disposizione. La padella scegliamo ci vuole questa più grande. 5 uova di frittata. Sembra pronto. Sì, allora, scelta della padella. Ne abbiamo messe 2. Quale? Questa. Ok, sul fuoco. Un po' di olio. Un po' di olio, eccolo qua. Pochissimo. Gesti sicuri, devo dire. Gesti sicuri di uno che ogni tanto fa anche qualche frittata. Fa anche la frittata a casa ogni tanto. Ma in la politica faccio. Si fanno le frittate? Le frittate in politica non dovrebbero essere fatte, però chiaramente avere l'esperienza del allora, che aggiungiamo? Cucchiaino per il sale. Va bene anche al pizzico, no? Allora, il pizzico di sale, l'olio intanto frigge e andiamo a vantaggio di telecamera a provare. Se l'olio è ben caldo, adesso siamo al momento cruciale. Eccola qua, va giù. 5 uova di frittata per Avezzano, frigge bene. Poi, che succede? Per il tuo qui c'è un piatto, se a un certo momento bisogna girarla, no? Beh, sarebbe bello fare come fanno gli chef. E come fanno gli chef? Col salto. Vogliamo provare? No, assolutamente no. Non è il caso di rischiare. Ogni tanto la faccio, ma non è che... Allora, come... Quindi bisogna cuocere tutto l'uovo. Come si fa? Così. Bene. Io ho messo un piatto qui che può servire per girarla.
Devo fare col piatto? Non lo so, decida lei. O col piatto o col salto. L'avete sufficientemente cotta o ancora abbastanza liquida? Leggermente liquida. Quindi si continua a distribuire tutto lo uovo nella padella e poi arriverà il momento o di girarlo o di servirla. Sale, aggiungiamo sale a metà cottura. Sindaco, qui bisogna decidere cosa fare. Mamma, aiuto! Che facciamo? Allora, la giriamo. Tentiamo di girarla. Allora, si fa così con un piatto, poi così, voilà, voilà. Torna in padella con tutto il piatto, forza, questi sono i momenti cruciali. Ok, di nuovo sul fuoco, ancora un momento. È troppo alta la fiamma, abbassiamola un po'. Abbassiamo un po' la fiamma. Altrimenti si brucia tutto. E però è bella croccante, direi. E sarà quasi pronta a questo punto. Andiamo ad impiattare? Ok. È pronta? Allora, un bel piatto nuovo. Come si impiatta? Bisogna prima staccarla dalla padella. No, ma è staccata. È staccata. Questa siamo riusciti a tenerla staccata. Staccata. Eccola qua. Il piatto è pronto, la frittata per Avezzano di Giovanni Di Pangrazio. Eccola qua. A lui, grazie per aver giocato con noi. In bocca al lupo, facciamo così. Agli amici che ci hanno seguito, grazie. A bravo. Una frittata, però è uscita una buona frittata. La frittata per Avezzano pronta. Noi ci vedremo naturalmente per la maratona elettorale di domenica sera. A tutti quanti voi, grazie, buona giornata. Ciao, grazie a tutti.